buonasera e benvenuti a tutti. E prima di presentare il nostro spettacolo vorremmo spendere due parole per presentarci noi e spiegare un po' come è nato questo spettacolo. Noi siamo un gruppo di 90 giovani della parrocchia di San Pio X di Padova, una parrocchia giuseppina, e l'anno scorso alcuni di noi sono stati a Viterbo, hanno fatto un'esperienza con i collaboratori di Giuseppina. E al ritorno di questa esperienza, un pulmino così del viaggio di ritorno, parlavano su come si erano resi conto si conosce poco il Nuviardo. Specialmente noi, che forse dovremmo conoscerlo un pochino meglio, lo conoscevamo davvero poco. Così è nata un po' l'idea di essere noi quelli che dovevano diffondere questo messaggio di questo santo. E abbiamo scelto di farlo con uno spettacolo, che è quello che vedrete adesso. A noi è servito perché oggi conosciamo senz'altro meglio questo santo di quanto lo conoscevamo un anno fa. Speriamo che anche voi alla fine dello spettacolo possiate dire lo stesso. Ci teniamo a dire anche un'altra cosa, che quello che vedrete adesso, tutto, dalle musiche, ai canti, alle scenografie, ai costumi, ai dialoghi, è tutta opera nostra, l'abbiamo scritto tutto noi, ideato tutto noi. Grazie e buon divertimento. Con tutti i santi che ci sono,
a me doveva capitare proprio San Leonardo Murialdo. Ma chi volete che lo compri un libro su San Leonardo Murialdo? Scommetto che non riesco a trovare nessuno che lo conosca. Figuriamoci poi se trovo qualcuno che compri un libro su di lui. E poi, con tutti quelli a cui potevano rivolgersi, questi padri giuseppini, dovevano venire proprio da me. Si presentano e ti dicono che vorrebbero un libro che faccia conoscere il loro fondatore, che ne trasmette il messaggio anche oggi, ma sa com'è? Abbiamo pochi soldi da spendere. E così io devo scrivere un libro su un santo sconosciuto. Un libro che mai nessuno comprerà, inoltre praticamente gratis. Veramente un bel affare. San Francesco, Don Bosco, Madre Teresa, no, San Leonardo Murialdo. Ma ve la immaginate la critica? Un libro senza fatti straordinari su un santo sconosciuto. Devo essere stato pazzo ad accettare una proposta del genere. Anche perché è da una settimana che cerco di buttare giù qualcosa e non ne esce proprio niente. E sì che ho studiato parecchio questo santo, Forse anche troppo. Però è difficile descrivere in maniera semplice questa figura. Beh, sapete cosa facciamo? Provo a raccontarvi la sua vita e vediamo se riuscite ad aiutarmi un po' voi. A Torino nel 1828 da una famiglia agiata, si potrebbe dire da una famiglia per bene, penultimo di 9 figli. A soli 5 anni perde il padre e a 8 viene mandato dalla madre in collegio dai padri scolopi. Insomma, nasce in una famiglia bene che, per non lasciare il figlio senza un'istruzione degna del suo stato sociale, lo manda a studiare dai preti. Così di sicuro non si sbaglia. A scuola era bravo, forse anche troppo. Uno di quelli sempre in primo banco. E i suoi compagni, naturalmente, lo prendevano in giro e lo isolavano. E lo facevano molto soffrire. Lui, per sentirsi accettato, decide di imitarli e si comporta come loro. Fino a qui niente di eccezionale. Di sicuro niente che meriti un libro. Penso di poter trovare migliaia di giovani con una storia più interessante di questa da raccontare. Beh, a un certo punto poi si pente, si sente chiamato da Dio, decide di farsi prete, poi... poi basta. A questo punto io esco e vado a farmi una bella birra. Yeah.
siamo tutti? Cosa ci si mette stasera? Io avrei un'idea. Ehi, ehi, vola basso, vecchio. Qui decide il boss. Aspetta, manca Gianni. Ah, beh, ce l'aspettiamo forfora, non ci passa proprio più. È diventato una noce bestiale, ti tira delle paranoie incredibili. Eccolo, eccolo. Ehi, forfora! Che ne dici di farci una birra, quattro salti in disco e se capita, cuccare qualche pischiella stasera? No, 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 guarda, lascia stare. Non fatti per me. Mi sono stufato di questa vita, ora mi interessa un'altra cosa. Parla bene il dottor Clea, non si ricorda più di essere stato uno dei nostri. Sì, sì, vero. Vedi, però era per non restare solo, così per fare delle bravate. Adesso però qualcosa mi è cambiato. E voglio sentirmi libero di poter fare delle scelte diverse. Ho deciso di seguire Dio. Seguire chi? Ma non ti piacevano le mie? Sì, sì, ma ho scoperto che ci sono anche cose più importanti. Questo è fuso, è proprio andato nel pallone. Ma non vorrei mica farti prete. Fermi ragazzi, inchiniamoci e prostriamoci davanti a Sua Eccellenza Don Forforin Forforello. Cose successe a lui sono le stesse capitate anche a quel Don Forforin Forforello, o come diavolo si chiamava, e chissà quanti altri. La sua è una storia normale.
Sì, normale. Questo santo è un santo troppo normale. Ma per fare un libro che venda serve qualcosa di più. Servono le grandi cose, le grandi azioni, gli scandali. Insomma, a nessuno interessa una storia normale. La gente vuole le storie speciali. Io di speciale fino a qui non ho trovato proprio un bel niente. Ma vediamo di andare avanti. Il Murialdo, dopo essersi fatto prete, comincia a darsi da fare con i giovani, con i ragazzi più poveri della periferia di Torino. Con questi giovani si ferma per 14 anni. Questa esperienza è quella che fa nascere tutte le scelte future. Beh, anche oggi, quanti sono i preti o i volontari che si danno da fare per i più giovani, per i più poveri e che restano molto colpiti da questo mondo? Ma nessuno per questo pensa di farli santi. Vedete, è sempre una storia normale. E il libro intanto continua a non andare avanti. No, a dire il vero qualcosa di bello ci sarebbe. Ecco qua, era lui che correva incontro ai più poveri. Era lui che li cercava, non lasciava che fossero loro a dover chiedere aiuto. E poi era convinto che aprire un oratorio è come chiudere una prigione. Finalmente qualcosa di originale. Aprire un oratorio è come chiudere una prigione. E poi lo stile, beh, questo sì è bello. In oratorio si deve giocare, imparare e pregare. È veramente incredibile, un prete che mette al primo posto il giocare e all'ultimo il pregare. Ci credo che ai giovani piaceva. E vi devo dire un'altra cosa, penso proprio che un oratorio del genere piacerebbe tanto anche ai giovani d'oggi. Colorado, portaci via.
maledetti monelli! Avete fatto di questa strada la vostra casa e... E ci hanno tolto la tranquillità, caro signor Rossi! No, no, caro Bianchi! Qui non è solo questione di tranquillità. Questi ragazzacci in giro per la città sono una vera preoccupazione per tutti. Con il passare del tempo saremo circondati da dei veri piccoli lagrumoli, come se le prigioni fossero già piene. Hai ragione. D'altronde sono ragazzi senza una famiglia come si deve. Senza una casa. Non hanno altro che i loro stracci puzzolenti. Ma guardi, guardi, ecco, arriva il Salvatore. Ecco chi ci toglierà queste canaglie dai piedi. Buongiorno, signori. Buongiorno a lei, caro Murialdo. Si consumeranno anche le suole delle scarpe a forza di girare per la città in cerca delle sue anime innocenti. Sì, chiamali innocenti. A salvare. Vedete, cari amici, non tutti hanno avuto la fortuna dei vostri figli, oppure quella che ho avuto anch'io, di avere sempre una casa calda, una buona istruzione. Guardateli, sotto questo fango c'è solo un tesoro che ha bisogno di essere ripulito con tanto amore. Amore? Ma gliene servirà davvero tanto per ripulirli bene? Non credo, basti solo l'amore per fare di questi lupacchiotti un gregge di teneri agnellini. Sono tanti! E lei, Murialdo, ha solo due mani. Le mie mani sono le mani del Signore. Le conoscete forse di più grandi. E poi vedete, non sono mai contento e soddisfatto finché la strada continuerà ad essere la casa anche solamente per uno di questi ragazzi. È tempo, come sapete, che mi sto impegnando per assicurare loro ogni giorno un letto accogliente, un riparo sicuro, un po' d'amore, d'affetto, una chiesa, tutto ciò che la vita gli ha finora negato. Un padre, una famiglia, ecco cosa basterà davvero. Parla bene lei, spirito molto nobile il suo. Amore, la chiesa, la famiglia, l'amore. Però solo abbia veramente la forza e le energie che servono per toglierci dai piedi questi monelli innocenti. Tanta forza, dice. No, guardi, ne basta veramente poca per suonare questa campana. Coraggio, piccoli, venite con me.